questi video che durano brevi, ogni volta devo staccare. Stavo dicendo, verrà prima o poi l'anno che Napoli vincerà, verrà prima o poi l'anno che Napoli si riscatterà, non so quando e né se verrà, ma sono convinto che se Napoli migliora e fa un paio di acquisti forti e se Ancelotti a pretese, Ancelotti fa dimostrare quanto vale, il Napoli prima o poi un trofeo importante, lo scudetto prima o poi arriverà. Se invece non colmiamo il gap, vincerà sempre la Juve. Vediamo Milan e l'Inter che fanno. Arriverà prima o poi soddisfazione, ma sono fiera comunque dei miei ragazzi, sono fiera del Napoli, sono fiera della mia squadra, dei tifosi, mi hanno emozionato ieri San Paolo. Sono fiera di tutto. Speriamo che prima o poi uno scudetto arrivi, perché il Napoli se lo merita, per quello che sta dimostrando in questi anni. Il Napoli è la squadra che merita di più di vincere lo scudetto in questi anni. Sono 7 anni che combattiamo la Juve e che per poco non siamo mai arrivati, per pochissimo. Speriamo che con Ancelotti prima o poi lo scudetto arrivi, se non arriva, amen, tifiamo la squadra. Comunque vada, al di là del risultato, tifiamo il Napoli. Che dire, ci andrà bene la prossima volta, vediamo l'anno prossimo che succede. Voglio fidarmi per ora di Ancelotti e del Napoli, siamo forti, ma dobbiamo migliorare parecchio. Speriamo che prima o poi miglioriamo, dobbiamo fare ancora quel salto di qualità, dobbiamo fare. Ci manca sempre quell'ultimo step. Speriamo che arrivi, sono anni che ci manca un attaccante forte da 2 anni, Milik è buono ma ha bisogno di una spalla. I terzini così così, dobbiamo migliorare. Napoli è forte ma migliorabile. Quando miglioriamo l'ultimo step saremo forti. Speriamo che con Ancelotti arrivi lo scudetto e arrivo qualche trofeo, Europa League. E speriamo che l'anno prossimo in Champions abbiamo più fortuna e andiamo avanti. Comunque vada, speriamo bene. Sono comunque orgogliosa del mio Napoli di ieri perché non era facile su 2-0 sotto. Addirittura quasi rischiare di pareggiare e riprendersi, per nessuno lo era. Sono orgoglioso di tutti, ma dobbiamo migliorare. Molti di loro devono migliorare, anche di testa, da Insigne, Mertens, spero che migliori, se no meglio che vada. E dobbiamo migliorare tanto. Speriamo bene, e che devo dire? Comunque vada, sono orgogliosa di tutti e di tutto. E mi è piaciuto il San Paolo, pieno, che incitava la squadra, molto commovente. L'emozione del Napoli, della mia squadra, vedere così è stato commovente. Bellissimo, sono contento comunque, anche se non abbiamo vinto, ma abbiamo vinto perché siamo napoletani. Abbiamo vinto perché siamo Napoli. Non saremo mai come loro, per fortuna. E per fortuna non lo saremo. Speriamo che prima o poi la ruota gira. E che dobbiamo fare? Allora, concludo salutandovi tutti e dicendo sempre che ci abbiamo provato, speriamo che prima o poi cambia qualcosa e vedremo. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video e sempre Forza Napoli.